Da una parte una Juventus appagata e ridotta ai minimi termini, con ben 7 titolari fermi ai box. Dall'altra un Torino lanciatissimo e con la voglia di onorare al meglio il 70° anniversario della tragedia di Superga. A 8.790 giorni di distanza dall'ultimo successo in casa Juve sembravano esserci tutte le premesse per una notte da grande toro. E invece il sogno granata si è infranto proprio ad un passo dal traguardo, spazzato via dal solito Cristiano Ronaldo. È come quello che sta alzando le braccia e poi gliele tirano giù. Mancava talmente poco alla fine della partita che sinceramente sembrava che fosse finito. Purtroppo appena ci siamo dimenticati il fenomeno un pochino dentro l'area ci ha fatto gol. Peccato, però c'è da prendere tutto positivo. Il rammarico è grande, a mente fredda però il bilancio resta comunque positivo. Nello sprint finale verso l'Europa, la Juventus rappresentava senza dubbio l'ostacolo più duro. Ora infatti il calendario prevede le sfide interne contro Sassuolo e Lazio l'ultima giornata e la trasferta di Empoli. I granata sono in serie positiva da 7 gare, nelle ultime 15 hanno perso solo una volta, ma il dato più confortante è quello difensivo. Nel 2019 nessuno ha subito meno gol di Sirigu, che in casa viaggia ad una media impressionante. È su queste basi che Belotti e compagni possono costruire la propria fortuna. Dall'altra parte invece la Juve ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo, salvando l'orgoglio cittadino e negando al Toro la prima vittoria allo Stadium. Le gambe non girano più come un mese fa. Allegri, che ha sottolineato lo striscione esposto dalla curva bianconera a metà ripresa in onore del grande Torino, lo sa bene, ma difende con orgoglio quanto fatto fin qui dalla squadra e pensa al futuro, negando però qualsiasi clausola automatica di rinnovo. Falso. È più falso i soldi del Monopoli. L'allenatore si difende con i risultati. Sono soddisfatto dell'annata. C'è amarezza nell'essere usciti ai quarti di finale con l'Ajax, ma c'era amarezza anche 2 anni fa, c'era amarezza quando siamo usciti col Bayern Monaco. Io credo che sia stata sbagliata la valutazione. La Juve sarà arbitra della volata Champions, dopo il Torino infatti ora affronterà Roma e Atalanta con un'unica ma fondamentale certezza, la voglia di Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha segnato il gol numero 601 in carriera, tornando a +1 su Messi. Il suo obiettivo nelle prossime 3 giornate, però, si chiama Fabio Quagliarella.